Benvenuti, in questo video vedremo i nuovi grafici per la color correction di Filmora 13. Con la nuova versione di Filmora sono stati introdotti i videoscopi, ossia dei grafici, i cosiddetti scopes, che servono per controllare l'esposizione e il colore all'interno della nostra immagine e quindi poter lavorare in maniera obiettiva e fine sulla color correction del nostro video. Questi grafici sono diversi e ognuno ha una funzione specifica. Di solito chi è alle prime armi fa un po' di difficoltà a capire come funzionano, ma in realtà sono molto semplici ed è molto importante utilizzarli sempre quando facciamo la color correction. Questo perché non possiamo fidarci del nostro occhio, perché non è in grado di vedere in maniera obiettiva i colori, perché i nostri occhi si adattano molto facilmente. Allo stesso modo, se non abbiamo un monitor calibrato, potremo avere una resa dei colori che non è precisa. Andiamo a vedere dove si trovano i nuovi grafici videoscope. Ci basterà andare in alto a destra sull'anteprima del video e cliccare su questa nuova icona. Cliccando si espanderà la visualizzazione dell'anteprima, facendoci vedere i quattro grafici nuovi che possiamo utilizzare. Andiamo a vedere come funzionano. Possiamo cambiare la disposizione di questi grafici e anche la dimensione. Cliccando su questa icona possiamo decidere il numero di grafici da vedere, di conseguenza lo spazio anche che occuperanno. Se ne vogliamo vedere solo uno grande, possiamo selezionare questa icona. In più, ogni grafico ha delle opzioni, nel senso che possiamo cambiare i canali che vogliamo visualizzare. Se vogliamo vedere l'RGB come di default clicchiamo qui, ma potremo vedere anche l'RGB più le informazioni luminose, YRGB, o il formato YCBCR. Inoltre possiamo, tenendo sempre la visualizzazione che preferiamo, cambiare quello che vogliamo vedere, quindi decidere quale grafico si trova in quale schermata. Per vedere meglio espanderò l'immagine e anche la porzione relativa ai grafici. Andiamo a vedere uno a uno cosa sono e a cosa servono i vari grafici. Il primo che vedremo è quello forma d'onda, che potrete trovare in inglese come waveform. Questo grafico è molto importante perché ci mostra l'esposizione della nostra immagine. In particolare, noi possiamo vedere la quantità di esposizione nella parte verticale del grafico e nella parte orizzontale abbiamo l'immagine stessa. Cosa significa? Che da destra a sinistra noi vedremo effettivamente il punto corrispondente della nostra immagine, mentre nella parte verticale vedremo la quantità di luminosità, la distribuzione quindi dell'esposizione, per capire se siamo all'interno di determinati parametri. In questa immagine, per esempio, vediamo che ci sono molti toni chiari, per esempio per quanto riguarda la zona delle nuvole. La neve è anche parte dell'acqua e infatti proprio su questa zona vediamo ci sono molte informazioni per quanto riguarda gli alti toni. Mentre qui al centro, come vedete, c'è una parte più scura relativa al puntile di legno che infatti ritroviamo proprio in corrispondenza del grafico. Per fare un esempio molto chiaro, se noi inseriamo un'immagine completamente bianca, ecco che il grafico da destra a sinistra diventa una linea perché è semplicemente un segnale completamente bianco, quindi in realtà questo non è bianco puro, è leggermente grigio, ma per essere ancora più chiari, se noi rimpiccioliamo questo quadrato e lo andiamo a disporre sulla nostra immagine, notiamo proprio come a sinistra, dove si trova il nostro quadrato, effettivamente il grafico ci mostra che c'è questo bianco molto netto in questa porzione dell'immagine. Se io lo vado a sovrapporre in questa zona, vedete che si sposta esattamente in corrispondenza. Quindi da sinistra a destra il grafico ci mostra proprio l'immagine da sinistra a destra. Se però vado a cambiare la luminosità dell'immagine, chiaramente cambierà il grafico in verticale. Partiamo semplicemente da questo rettangolo colorato, che ci permette di capire come funziona. Andiamo su colore e cambiamogli l'impostazione dell'esposizione, quindi lo andiamo a scurire. Vedete che man mano che lo vado a scurire, il trattino bianco che mi va a rappresentare proprio questo rettangolo scende verso il basso fino al valore che io ho dato. Quindi vedete che proprio in verticale noi abbiamo la quantità di luminosità. Questo ci serve proprio perché se io vado a lavorare sull'immagine, a questo punto, se cambio l'esposizione, posso tenere sotto controllo se sforo
i margini del grafico, e questa cosa non va bene perché altrimenti abbiamo un bianco completamente bruciato o un nero che va a perdere dettaglio, oppure se sto lavorando come si deve. Per esempio, se io adesso vado a cambiare l'esposizione di tutta l'immagine, vedrete che il grafico si va a espandere verso l'alto, come sta facendo. Se vado a esagerare e supero questa linea di sicurezza, tutto quello che supera questa linea va a essere rappresentato come bianco bruciato, quindi perdo l'informazione. E infatti vedete che ci sono tutte le parti chiare che diventano bianco puro bruciato, e infatti il grafico si è spostato verso l'alto. Ovviamente succede la stessa cosa al contrario se vado a scurire l'immagine. Se io prendo per esempio il parametro nero, che mi cambia proprio le parti più nere dell'immagine, e lo vado a cambiare, ecco che sposto più che altro tutte le parti più scure fino a toccare, come abbiamo detto, lo zero. Quindi è un nero vero e proprio, che però non bisogna diciamo espandere troppo, altrimenti vado a perdere le informazioni delle parti più scure. Se invece cambio il bianco, sarà solo la parte più alta dell'immagine a cambiare. Se voglio un'immagine più contrastata, quello che succede è che dovrei avere un grafico piuttosto ampio. Infatti, se aumento il contrasto, vedete che si espande in entrambe le direzioni, quindi posso farlo aumentando il contrasto, quindi la differenza tra il bianco e il nero, o singolarmente cambiando bianco e nero, avendo un pochettino più di controllo. Questo è come funziona il primo grafico. In realtà, capito questo grafico, diventa molto semplice capire anche il secondo grafico. Il grafico esposizione lavora come la forma d'onda, nel senso che questo tipo di grafico funziona esattamente allo stesso modo. La differenza è che abbiamo la visualizzazione dei tre colori RGB, e quindi possiamo vedere come si distribuisce la quantità dei tre colori in questa specifica immagine all'interno del grafico, e possiamo, ad esempio, se vogliamo bilanciare il bianco, andare a modificarli o per dare un effetto particolare. Infatti, per avere un bianco bilanciato, questi tre colori dovrebbero avere una quantità corrispondente, quindi dovrebbero essere uniformi. Ma nel caso ci fosse un grafico nettamente più in basso o più in alto rispetto agli altri, potremmo andare a regolarli. Qui è molto visibile se andiamo a modificare, per esempio, la temperatura colore, ci spostiamo verso il blu, vedete che il grafico del blu aumenta e il grafico del rosso va a diminuire. E viceversa succederà se andiamo nell'altra direzione. La stessa cosa succede per la tinta, dove però si va a modificare anche il verde, e soprattutto anche la saturazione, quindi andando a togliere saturazione vedrete che il grafico va a cambiare. In questo video abbiamo visto i primi due grafici per color correction e color grading. Nella seconda parte vedremo i due rimanenti, vettorscopio e istogramma. Come al solito fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.